la più grossa cavolata di oggi. Ciao ragazzi, ciao a tutti, come va? Sono Raffo. Veramente siamo arrivati al vlog numero 14? Eh sì, veramente. Per fortuna il tempo è cambiato. Fa un freddo cane perché è arrivata un'aria siberiana devastante, freddissima, però non c'è problema. Il bello è che si sta veramente sciogliendo tutto e, come promesso su tutti i miei social, ora vi faccio vedere il parco in versione primaverile. Wow! Guardate, non c'è più niente, c'è giusto qualche cumuletto di ghiaccio qua e là, ma veramente nulla, nulla che mi impedisca di cominciare a lavorare. Guardate un po', ho già rimesso due lucchetti perché quello invernale, la versione invernale è uno solo, mentre ora posso tenerne due. Però vedete, ormai di neve non ce n'è proprio più. Questi ultimi cubotti qua di ghiaccio sono gli ultimi sopravvissuti, ma ormai ci siamo. In verità devo lavorare un po' sulla strada, quindi andiamo giù a vedere il parco e poi torno indietro, perché con gli attrezzi che ho nel cassone devo pulire la strada, tagliare qualche ramo e qualche albero che sono caduti o sono prossimi a cadere sulla strada, e comincio insomma proprio dall'inizio. Direi che ormai il ghiaccio sta andando via tutto. Ecco, questa forse è l'ultima parte che rimane all'ombra e di conseguenza non ha ancora sciolto tutto il ghiaccio, però vedete che pian piano si sta ritirando ben bene. Certo, mi servirebbe arrivare là in fondo col mezzo per vedere se è tutto a posto. Potrei andare a piedi, ma provo con il mezzo. Beh, direi fattibile. Lo sento scivolare ancora un po', ma insomma ho bisogno di andare a vedere che sia tutto a posto, quindi piano piano andiamo. Sapete quanto tempo che non vengo qui con il mezzo? Da fine novembre. Una data allucinante. Ecco, già qua potrei anche incartarmi parecchio, raga. Allora, sai che abbiamo fatto la più grossa cavolata di oggi? Sì, decisamente. Porcaccia. Direi che ci va un bel blocco, eh. Mi è venuto caldo. Devo angolarla un po' perché questo qua è troppo grosso e dovrei mettere una strop più grande, ma ecco, mi manca anche 2 metri. Giuro che non era previsto, perché sono venuto per lavorare e adesso perdo un sacco di tempo, nonostante sia divertente.
poi raga il problema sarà andar via, perché la strada quella è. Vabbè, intanto facciamo un giro al parco, vediamo com'è messo. Tutto ciò non era previsto e andar via sarà un bel disastro. Però vedo che qua le cose migliorano, c'è da lavorare parecchio perché la neve ha fatto cadere un sacco di rami e c'è da pulire. Abbiamo cominciato l'anno scorso e continueremo quest'anno. Per andar via non è che ho molte alternative, ragazzi, perché ho formato questi due canaloni che è dove mi sono incriccato. Non sembra, ma c'è 40 centimetri di neve con sotto il ghiaccio ed è per questo che mi sono incriccato. O da dove vedete a sink la sparo tutta e cosa succede? Succede. E il problema è che, vedete, non ho possibilità di tirarmi col verro là. Ci sono i pali della luce, ma non so quanto siano resistenti. Che dite? Un po' di pendolo e ho fatto sì che aggrappasse un po' sotto, un po' sopra e alla fine di potenza. Tra l'altro stamattina ho registrato un altro video di manutenzione, è tornato utile, ragazzi, poi vedrete. Ma ciancio alle bande, sono venuto per lavorare e non vado via senza aver lavorato, quindi spero di non incriccarmi anche qui, ragazzi. Ok, direi che ci siamo. Blocco via, una controllata al volo e possiamo andare a lavorare. Cazzarola! Che mezzo, raga, che mezzo, che mezzo. Ma ditemi un po', è o non è il sogno di ogni naturalista, forestradista, mettetela un po' come volete. Avere un parco così figo a disposizione, avere la possibilità di entrarci col mezzo, farci una specie di OR comunque, perché a tutti gli effetti ogni volta che entro e mi incarto faccio OR. Va bene, allora bevo perché questo quarto d'ora mi ha smontato la sete e poi, come vedete, ho attrezzi tosti e comincio a sistemare la via. Fermato qui proprio apposta e devo rimuovere un po' di rami e pulire tutta la strada, perché vedete che per il ghiaccio si usa mettere tutta questa ghiaietta con il sale. Se doveste venirmi a trovare con la moto, girare su questi tornanti in salita o in discesa è assolutamente pericoloso, quindi va rimossa completamente.
chiaramente questi quattro piccoli pezzi di faggio me li porto via, perché lasciarli lì sarebbe un insulto alla natura. È mamma natura che ha tirato giù l'albero, ma mamma natura ti regala la legna. Queste fronde le porterò giù dove accatastiamo tutte le altre che fanno parte del parco. Non sapendo cosa farne, le accatastiamo tutte da una parte. Magari un giorno riusciremo ad avere quella macchina che trita tutto in modo da non fare una catasta ma creare compostaggio che poi fa parte della natura. Ora ho un altro pezzo di tronco caduto là in fondo e poi comincio a pulire la strada. Mai le cose semplici, eh? Ok, anche questa è fatta. Queste le ho lasciate qui, le ho impilate qui, poi le sposterò più avanti. Se vi siete però imbattuti in questo vlog per caso e volete saperne di più, sono Raffo, gestisco questo parco bellissimo in mezzo al nulla tra le Dolomiti e quest'estate potrete venire a trovarci, a me e alla Cri, mia moglie. Qui veramente è un posto spaziale, si possono fare escursioni, si possono andare a visitare le grotte, si possono andare a visitare i punti più alti della montagna, a 1700 quasi metri, si possono andare a visitare le malghe, percorsi a piedi, percorsi in e-bike, in bici, veramente un posto spaziale. Informatevi nel link in descrizione www.cascatellaracingcafè.it. Ora con il super phone, chiamiamolo così, che ho già utilizzato in uno dei vecchi vlog, comincerò a pulire la strada e vediamo che cosa combino. Mi è doveroso dire che tutti questi attrezzi e strumenti li ho letteralmente rubati a mio suocero. Grazie Silvano. Allora, fin qua sono arrivato, vedete? Un quarto d'ora, 20 minuti. Ora è veramente pulita. Ci vuole un po', ci metterò, lo farò in step perché altrimenti non ne esco vivo. Poi non ho messo le cuffie e adesso sento tutto il vrrr. Ok, però viene un bel lavoro, vedete? Da così, con tutta questa ghiaia, a così, completamente pulito. E in effetti per le moto è assolutamente indispensabile farlo. Addirittura vi vizio, ragazzi, vi vizio. Vado a recuperare l'ultima legna tagliata e per oggi la finisco qua. Penso che per oggi basti, ragazzi. Porca boia. Ok, iscrivetevi, condividete e ci vediamo al prossimo vlog o al prossimo video. Ciao!